Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo la preghiera che vi è stata consegnata nell'immaginetta. O Dio, Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa Madre, la Beata Vergine Maria, come nostra Madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Amen. Prima di invocare la benedizione del Signore, vorrei ricordarvi che in Maria brilla in modo particolare l'umiltà. San Bernardo, senza esitazione, affermava che Dio l'ha scelta per la sua umiltà. Pensate, dopo l'Annunciazione, Maria poteva fermarsi a pensare a sé, ai problemi che nascevano dopo il suo sì, e invece no. Affronta un lungo viaggio per andare a servire l'anziana Elisabetta. E quando Elisabetta la vede e sente il saluto, dice: beata te perché hai creduto. E Maria risponde con tanta umiltà e semplicità: sì, sono beata, ma sai perché? Perché l'Onnipotente ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Quanta umiltà in Maria! Se crescesse l'umiltà nel mondo, quanto ci si starebbe meglio in questo mondo, quante guerre finirebbero, anche nelle famiglie, anche tra le famiglie, anche dentro le famiglie, quante guerre finirebbero. Pensate, Curato d'Arse, un altro innamorato di Maria, diceva: quando preghiamo l'Ave Maria, se preghiamo con fede, facciamo tremare l'inferno, perché l'inferno è la casa dell'orgoglio. E ha raccontato, il Curato d'Arse, che una volta il demonio ebbe davvero la sfacciataggine di dirgli: io potrei imitarti in tutto, potrei fare le penitenze che tu fai, potrei ripetere anche le tue prediche perché ho buona memoria. In una cosa non potrò mai imitarti, non potrò mai imitarti nell'umiltà. Come fanno riflettere queste cose? Allora alziamo le fiaccole verso il cielo e diciamo: Regina della pace, Regina della pace, Regina della pace, il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi riempia il cuore di tanta umiltà Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie per la vostra presenza, per aver risposto a questo appello della Madonna e buon ritorno alle vostre case. Buonanotte.